che ho raccolto, dei tanti pugni presi, che questa vita non ci nega mai. Dei giochi divertenti di un bambino, che nonostante gli anni è dentro me, e corre forte incontro al suo destino, e in quel destino vede te. Ho bisogno di te, di sentire il tuo cuore, di abbracciarti in silenzio mentre il mondo fuori fa rumore. Ho bisogno di te, di sfiorare il tuo seno, di rubare alla luna l'arcia e scrivere nel cielo che ho bisogno di te, come una tela un pittore, come la pioggia che ti penetra nel cuore, come un bimbo cerca amore. Buonasera yes, a tutti! Wow! Benvenuti in questo magnifico teatro, il Teatro Camploi. Ma hai sentito che pubblico che abbiamo? È un bellissimo pubblico. Ma è ci mica siamo, da tutti, eh? Ci siamo arrivati alla finale di Mini Next Generation e questa sera andremo a conoscere i nostri piccoli talenti. Hai visto che ho messo la camicetta per l'occasione? Ho visto che ti sei messo in elegante. Mi sono un po' impegnato, dai, perché ci tenevo. Vogliamo cominciare a presentare subito i la giuria? I giudici? Sì, sì. Ci partiamo sono. Dalla giuria del canto con Maurizio Musumeci, rapper, cantautore siciliano, autore di artisti di fama internazionale, tra quali Mengoni e Guasti. Wow! Proseguo io, il mio amico Leiner Riflessi. Un super cantante, partecipato a X Factor e ha avuto una grande esperienza con i TR Jack, ma ora è qui con noi. E un grandissimo applauso anche per Gio Boscaglio, un grandissimo cantautore. Ciao Gio! Passiamo alla categoria danza. Con Valeria Vallone, docente di danza classica e contemporanea, nonché coreografa. Wow! Annalisa Cirillo, laureata all'Accademia Nazionale di Danza, diplomata alla Royal Academy di Londra, docente di teatro danza, coreografa di danza contemporanea, docente di perfezionamento insegnanti di danza classica. Un grande applauso. E un grandissimo applauso anche per il nostro altro giudice, Nicolò Noto, ballerino classe 93, vincitore della 12ª edizione di Amici di Maria De Filippi. È qui, Nicolò. E alzati in piedi, fatti vedere, dai. Grandissimo applauso per Nicolò. Come quindi procediamo? Abbiamo i nostri opinionisti, abbiamo la nostra produzione, Corrino, Francesco e Tommaso Davoli, una grande applauso. Le tre colonne portanti di Next Generation tra gli opinionisti. Poi abbiamo Ilaria. Abbiamo Ilaria? Sì, giusto, scusami, forse non l'ho scritto, è colpa mia? Non ce l'ho. Abbiamo Ilaria Scimione, ballerina, grazie, coreografa, direttore artistico del Centro Studi Danza, Arte e Balletto di Verona. Un grande applauso. E Gianfranco Scellato, ballerino solista della Fondazione Arena di Verona, ha fatto parte anche del corpo di ballo del Teatro Scala di Milano. È la nostra grande coppia, applauso. Quella, possiamo dire che è la nostra coppia tra gli opinionisti, eh? I coniugi. Che fino ad ora si sono sempre trovati d'accordo. Sì. Sicuri che non sia convenienza? No, è una battuta, ci mancherebbe. Cominciamo subito con la categoria danza. Chiamiamo subito danza dei Mirlitoni. Ci siamo, dove siete? No, sono entrati da questa parte. Ciao. Buonasera ragazze. Un passo avanti, qua alla luce. In luce, facciamole subito vedere. Subito a conoscerle, sentiamo i nomi. Sofia, Martina, Elena. Anch'io una volta avevo la voce così aggraziata. Dolcissima. Siete pronte? Cosa ci ballerete questa sera? La danza dei Mirlitoni. E allora vi lasciamo il palco a voi. Palco! Thank you.
Wow! Che eleganza le nostre ragazze, bellissime. Ragazze, rimanete pure qui con noi. Ma venite qua con noi. Dove i miei piccoli tre baci perugina? Venite qui. Dove andate? Venite. Entrate. Vado a prenderle. Eccole. Dove eravate andate, eh? Andiamo a sentire. Grande applauso, forza. Grande applauso, sì. Questo è un bel applauso, eh? Andiamo a sentire subito la nostra giuria. Partiamo da Nicola Notto, che vedo che ha il microfono già in mano. 1, 2, 3, prova, funziona. Ci siamo. Un'informazione. Quanti anni avete? 12 di media, sì, 12. 12 di media? 12 tutte? Sì, 11 e 11. 11, 11, 12. E da quanto tempo ballate? 3 anni insieme. 3 anni, ok, poco e poco. Voi volete chiedere qualcosa? Ok. Sì, prego. Sì. Allora, io, premesso che io riesco a vedere un tubo da qui, perché ho proprio il... Facciamo un passo avanti, ragazze? Sì. No, povere, no. Ma quando ballavano, dici? Sì, adesso okay. Ci spostiamo, casomai. Beh, possiamo invitare i giudici eventualmente anche ad alzarsi, non fate dei problemi. Posso? Assolutamente okay, perfetto, sì. Se voi grazie, dovete visionare i giovani in maniera più consona, potete tranquillamente sì, alzarvi. Sì, perché povere, se no non è nelle vostre possibilità, ci mancherebbe. Allora, siete state molto carine, molto, la cosa che mi fa più piacere anche rispetto alle serate precedenti è che come al solito i bambini sono una scoperta, sempre, comunque, e quello che fate in qualsiasi cosa vi cimentiate, insomma ci mettete passione ed esce fuori tutto, al di là di quello che potrebbe essere un problemino tecnico, ma siete in crescita e quindi tutto vi è concesso. E, scusa, io sono un po' così, ma hai le punte rotte? No? No. Ok, a posto. Grazie. Intendevi dei piedi? Sì, facci, perché... Facci capire. No, perché... No, le punte rotte, avevo, no, io pensavo che ai capelli lei è subito. No, basta che lei è comoda perché una punta può essere anche rotta, trova benissimo così, okay. non c'è nessun problema. Sentiamo anche i nostri opinionisti, Gianfranco, Ilaria. Non c'è nessun problema, tesoro, era solo curiosità. Buonasera. Ciao. Buonasera, Ilaria. Buonasera. Ciao. Siete state molto carine, molto precise, e molto eleganti. Concordo con la moglie. bravo. Ti conviene. Amico mio, ti conviene. Bene, allora lasciamo le molto, nostre... Molto carine, una buonissima qualità di braccia, secondo me, mio modesto parere. Le imperfezioni, come ha detto Annalisa, concordo anche con lei, ci stanno. Siete in crescita, dovete studiare, però una buona performance, secondo me. Ecco. Un grande applauso. Danza applauso, dei Mirlitoni. Grazie, ragazze. Bene. Ci siamo arrivati alla categoria canto, il nostro primo mini next di canto. Sì, chi è? Simona Berardo. Lei ha 13 anni, giusto? Sei super emozionata, vero? Stai, ti porto l'asta. 13 anni, vieni da? A Carica del Capo, provincia di Lecce. Cosa ci canterai? Sentimento di Valerio Scanu. Ecco, guarda, Timothy ti ha preparato già la tua asta. Vieni che la alziamo all'altezza giusta. Elegantissimo. Il palco è tuo. Palco. Che io ti darò
fa volare più in alto del manto di nuvole che copre il sole, e ti raggiungerò e sarò nel vento che fai incontrare ogni attimo del tuo e del mio sentimento. Le ombre che si toccano, la luce le dipingerà preziosi desideri che stretti a me. Simona, bravissima Fatina. Grazie. Ti posso dire una cosa io? Dimmi. Valerio Scanu sarebbe lusingato, secondo me. Ok, andiamo avanti. Andiamo a come sentire i nostri giudici. Cioè, mi ha dato del lei, sono in imbarazzo. Fa bene, guarda. Cioè, ma come? Dire. Vabbè, dai. Guarda che brava sta ragazza. Vieni. Vieni qua. Sentire... E tieni anche il microfono, va bene. Sentiamo, chi sentiamo? Leiner, è già pronto. Eccolo. Mi fanno parlare a me perché siccome loro sono vecchi, un bambino parla con una bambina, quindi va bene così. È giusto. Allora, mi ricordi quanti anni hai? 13 anni. Allora, bravissima, mi sei piaciuta veramente tantissimo. E una cosa che apprezzo tantissimo è quando tu, come per esempio io vedo in Malika Yane, per esempio, voi dipingete la musica con i gesti. Ed è una cosa che a me piace veramente tantissimo perché mi arriva ancora di più la musica. Mi piace tantissimo la tua tecnica e sei proprio carina. Grazie mille. Wow. Brava. Che super complimento. Vuoi dare a me il microfono? Certo. Un grande applauso. Grazie. Salutiamo. Senti, torniamo alla danza. Io... ho appena visto... Posso andarla a prendere io, infatti? Sì, no, perché eravamo lì e ci siamo girati e c'era una piccola Pocahontas. No? Vai, perché secondo me penso che non sia italiana. Quindi... Cioè. Chiara Young. Chiara Young. Ci sei, Chiara? Ok? Lasciamo il palco a lei. Prego.
nostra Chiara, complimenti, che bella che sei. Non passo avanti? Vieni Chiara. Quindi, diteci, chi parla? Prego. È un biscotto questa bambina. È un biscotto? Sì. Quanti anni hai? Otto. Tesoro, scusami, quindi sei italianissima, giusto? Sono io che no, sono io prima che non sono, gli rispondevo, io che sono, paura. Beh, no, perché abbiamo fatto qualche domandina, poi abbiamo visto che era lì, ho detto... È molto concentrata. No, non lo so, sì, era qui proprio a sì, bordo palco già da sì, un quarto sì, d'ora, era presissima proprio. E questo è merito dell'insegnante. Oh, che bella, una bella cosa, un bel complimento, bravissima. Tesoro, eccomi, mi fai un sorriso. Ah. Niente, disciplina... 100%, faccio i complimenti alla tua insegnante, veramente. Sei bellissima, non ti dico nient'altro, hai 8 anni, devi esplodere, ciao. Grande Chiara, bocca al lupo. Grande. Grazie Chiara, a più tardi, ciao. Ciao, ciao, sono Cesare Avanzi, sono un produttore di apparecchiature per trattamenti estetici, antalgici e domiciliari. La nostra metodica principale in questo momento è Mesotec, che è un veicolatore in grado di trasferire principi attivi attraverso la cute, come aminoacidi, vitamine ed estratti vegetali, regalando già alla prima seduta risultati contestuali e duraturi. La nostra azienda si occupa anche di assistenza a livello nazionale e riusciamo a garantire la riparazione di qualsiasi tipo di apparecchiatura a tutti i vari centri estetici. La nostra sede e showroom si trova a Pergine Valsugana, Trento, in via Caduti 22, e sarei lieto di ospitarvi per farvi testare le nostre metodiche e trovare magari la soluzione migliore sia a livello professionale che economico. Contattatemi quindi sul nostro sito www.cesareavanzi.it oppure al 327-253-5084 oppure al 0461 53 83 38. Vi aspetto numerosi, grazie. Torniamo al canto! Con Vito Vasile! Vito, vieni, dove sei? Guarda che uomo, eh? Vieni qua in mezzo a noi, in mezzo. 12 anni da Trapani. Scusa, quanti anni hai? 12. E cosa ti danno da mangiare a casa? Pasta, la carne. La pasta col tonno? Non solo. Spiegami, che io sono, mi interessa questa cosa. Di. Dipende, anche... Che sono... Ma ti lascio stare, adesso la smetto. Senti, cosa ci canti? Un amore così grande. Ah, grandioso. Ma impettito? Sei impettito, dico, cioè proprio la eseguirai a modo? Sì. Ti lascio il palco, via, andiamo. Lascio il palco, sì. Vito Vasile! L'asta, Timothy. Sì. Che bravo, Vito, un applauso. Grazie. Respiro, cara, come
Vito, che voce, ma raccontaci Vito, c'è già questo amore? Allora, già dico, decidere... C'è già questo amore così grande? Ancora no. Aspettiamo, c'è tempo, c'è tempo. Pensavo, a proposito di amore così, beh, già Claudio Villa è un untouchable, per me è un untouchable, di solito non si toccano i mostri sacri. Vediamo, ma ti posso fare un complimento io? Poi diamo la parola. Hai la miglior dinamica che io abbia mai sentito fino ad oggi. Tu, che io poi ti guardavo di fianco, che sono cose che magari non si notano davanti, hai la gestione della distanza bocca-microfono che nessuno ha fino ad ora. Quindi questo è quello che noto io. Sentiamo qualche giudice. Sentiamo subito i giudici. Abbiamo Gio Boscaglia, un grande applauso. Buonasera a tutti. Voglio accodarmi al pensiero di Timothy, perché lui ha avuto una difficoltà. Cioè, aveva il microfono e l'asta non posizionata per come lui la doveva avere. Okay. Quindi si è dovuto adattare perché la base è partita, lui si è adattato, ha cantato in alcuni momenti piegato. E farlo è difficile. Uno, perché la tipologia di canto che fa lui è difficilissima normalmente, per lui ancora di più perché sta cambiando voce, lui ha ancora una voce bianca, se senti la voce normale te ne accorgi. Certo, certo, si sente. Quindi parlato. Io ti dico che secondo me tu appena finirai il cambiamento di voce sarai ancora più forte. Wow. Un applauso per Vito allora. Mi arriva, perché va detto, bisogna dire le cose che possono servire anche. Mi arriva tanta umiltà, anche se sei giovane e magari non hai il valore, però mi arriva, sei proprio tranquillo, mi piace un sacco questa cosa, ok? Bene, lo salutiamo. Grazie Vito! Mille. Ciao Vito, più tardi. Ogni anno in Italia vengono prodotti 610 kg di rifiuti a persona. Soltanto il 32% dei rifiuti vengono differenziati. Non basta. No, nonna! Differenziare è un grande vantaggio per tutti. Amia, ogni giorno con te, per un futuro migliore. Signori, ricominciamo, partiamo dal gruppo Danza delle Ore. Gli lascerei il palco, che sì, dici? Subito. Applauso. Thank you.
Un grandissimo applauso alle nostre bellissime ballerine. Andiamo subito a conoscerle, sentiamo almeno i nomi di queste bellissime ragazze. Sofia, Lucia, Rebecca, Chiara, Giulia Guati, Alessandra, Arianna, Alita. Wow. Quante belle e brave. Facciamo un paio di passi in avanti, volete? Venite. C'è una sta cosa che camminano sempre come ballano. È bellissimo, mi piace un sacco. Chi sentiamo? Eccoci qua. Proviamo, è acceso. Quanti anni avete? Di media. Quanti anni? Chiediamolo a tutti, va bene. Esatto. Età? 9. 9. 10. 9 e mezzo. 9 e mezzo, attenzione. E guai ad ometterlo. 9. 10. 11. Lalla. Bene, direi un 9 di media. Invece facciamo salire subito il nostro ballerino un attimo a salutare le ragazze. Io. Prego. Vieni, vieni. Il nostro Nicolò Noto. Cioè, ti rendi conto cosa vuol dire essere giovane? Questo non ha fatto nulla ancora, è salito e basta. Ah! Ma chi sei? Ma insegnami, come fai? Guarda, non ti sei nemmeno tolto la maglia. Senti, vuoi dire qualcosa? Vuoi dire qualcosa alle bimbe? Possiamo dire bimbe, eh? Vuoi il microfono? Prendo il tuo? Prendo il tuo. Va bene. Ragazzi, innanzitutto, ciao a tutti quanti, è un piacere stare qua insieme a voi. Complimenti, finora ho visto un buon livello, sono veramente contento. Quanto vi piace ballare da una 10? 10. Ok, l'importante è questo. E niente, vado a sedermi. Sei già a posto? E cosa devo fare? Non so, digli qualcosa ne pensi di quello che hanno fatto. Ah, ok. Doppio tour all'air, così? Ti faccio allora un altro salto. Però aspetta che devo togliere le scarpe. No, è profumato anche il calzino, cioè io non so più cosa dire. Ecco. Ma non ha i calzini. Come? Non ha i calzini. Un grande applauso per Nicolò. Grazie. Da 1 a 10, 7. Insegna qualcosa a Timothy, va là. 7, il massimo voglio. Il massimo da 1 a 10. 10. Vai, quante ne fai? 1, 2, 3, tutti, 4, 6, 7, 8, insomma, questo lo dedichiamo a loro, vuoi? Io avrei qualcosa da dire. Grazie Nicolò, grazie mille. A me queste cose piacciono un sacco, cioè, è bellissimo. Ora puoi andare. Ti sei rotto solo i pantaloni? Allora mi chiedo scusa, ma sono buttato. Timothy, scusa. Mi sono emozionato perché ricordo a me qualche anno fa. Immaginavo il pantalino. No, io la taglierei questa parte. Scherzo. Ok, facciamo uscire grande le bimbe. Nicolò, grazie. Prego, grazie. Grazie mille, un grande ragazzi. Applauso, facciamo grazie. Entrare la maestra gentilmente. Ti va? Facciamo entrare the teacher. Prego, signora. La maestra, quella qua, buonasera. Ecco la signora. Lei prego. È? Patrizia Bianchi. Vuole raccontarci qualcosa delle sue allieve? Delle mie allieve posso raccontare ben poco, che come avete visto sono ancora in tenerissima età. Sembrano voler continuare, sembrano essere anche in parte un po' dotate e sono state selezionate, io vi ringrazio. Dica. Prego. Buonasera signora, molto lieta, Annelisa Cirillo. Avevamo una domanda, come mai la scelta di mettere le punte a quest'età? Guardi, la scelta di mettere le punte, chi ha una scuola privata forse mi può capire, perché queste lavorano pochissime ore alla settimana, se noi non iniziamo mai... Io capisco perfettamente il discorso perché so l'andamento delle scuole private e non esatto. Il problema è che c'erano delle caviglie deboli. Allora io ho fatto uscire le bambine proprio per questo motivo, sì, perché loro sono carine. C'erano delle, lei lo sa meglio di me, certo. Capisce che lì c'erano delle caviglie deboli, allora mi domando... E se ci fossero delle altre insegnanti che abbiano portato punte a quest'età, se è il caso forse di... sottoporle a uno sforzo emotivo. Le dico subito, guardi.
guardi, è stato così? Un apprendimento estremamente graduale. Loro le indossano veramente poco, solo al termine della lezione, solo una volta alla settimana. Quindi la scelta comunque coreografica di portarla comunque sulla punta. Esattamente, perfettamente questo, perché altrimenti non comincerebbero mai. Anche Vaganova dice questo, tutto sommato, perché sì, meglio fare una cosa il problema presto, è che si crea, lei lo sa meglio di me, è che si crea proprio un problema a livello osteoarticolare muscolare durante la crescita. No, quindi però, insomma, io avendo studiato, questo è il mio lavoro, quindi cioè, lo dico, lei lo sa. Anche il mio, quindi, avendo studiato fisiologia della danza, mio, esatto, chiaramente. Quindi, no, ci siamo intesi perfettamente, però le assicuro, le garantisco, è una cosa estremamente poco utilizzata e anche estremamente graduale. E poi non tutte nello stesso corso. Sì, ho visto. Comunque sono contenta, insomma, di aver avuto un confronto per con lei, perché in modo che questo messaggio, insomma, arrivi soprattutto a persone spesso. O insegnanti che si improvvisano sedicenti tali e si improvvisano tali. Lei ha perfettamente ragione, che tutta mettono la mia le punte in tenere. Facciamo un applauso a due persone che si sono parlate con il con una tranquillità incredibile. È bellissima questa cosa. Certo, siamo certo abituati ad altro, grande. Molto bene. Sì, grazie mille ad entrambe, allora. Un grande applauso. Grazie mille. Grazie. E torniamo al canto. Canto, Selene, chi tocca? Antonisia Ciccarone. Antonisia, dove sei? Eccola. Un grande applauso per Antonisia, forza. Sei un po' agitata? Vieni qua in mezzo. Lei ci canterà Canto anche se sono stonata. E tu come fai a sapere queste cose? Me l'ha detto prima. Ah, vabbè, ma allora lei si è fatta le amiche. Vabbè. Ti porto l'asta, Antonisia. Quanti anni hai, Antonisia? Da dove vieni? Vengo dalla provincia di Bari e ho 11 anni. Cara, che dolci. Antonisia, ci vuoi un fate? No, chiedo scusa, le mie origini pugliesi mi portano a parlare ogni tanto in barese, quindi...
applauso per la nostra piccola Antonisia. Wow. Antonisia. Chi sentiamo? Chi sentiamo? Da giù? Tranquilla. Sentiamo anche gli opinionisti. Ah, c'è pronto Leiner, vedo. Bene. Leiner. Ehi. Ciao Antonisia. Ciao. Sono qui. Allora, cioè io vorrei chiedere a qualcuno se ha un contatto per la Disney, per un teatro, per un musical, per qualcosa subito, perché sei veramente brava. Bomba. Ma per caso fai anche altro oltre a cantare? Fai musical, fai qualcosa? No. Ma saresti bravissima, hai un carisma sul palco che è bellissimo. E per la tua età, se veramente anche per la Disney qualcosa, saresti bravissima. Complimenti. Bel complimento. Davvero, mi sei arrivata. Senti, vogliamo... Cos'altro c'è da aggiungere? Questo ti sta già augurando la Disney. Te lo auguriamo. Io te lo auguro. Noi un grande applauso. Davvero, complimenti. Prenditelo tutto. Mi lasci il microfono. Grazie tesoro, a più tardi. Senti, come funziona? Siamo tornati alla danza, sì. Con un duo, due bellissime fanciulle. È incredibile perché questo duo... Grande applauso al nostro duo. Prego ragazzi. Questo duo si chiama... Abbiamo qui con noi Zoe, giusto Zoe? Quanti anni hai? 10. Allora, Elisa. No, aspetta. Però parliamo di 11. Cose serie. Vogliamo dire come si chiama il vostro duo? Forma Trasforma Danza. Ecco, perché questo è importante. Siete pronte? Avete tutto questo palco qui, tutto per voi, eh? Palco. Il nostro duo, la nostra Zoe ed Elisa. Yeah. Com'è andata? Contente? Ti sembra bene? Sentiamo cosa ne pensano. Sentiamo subito. Vieni, vieni, facciamo un passo in avanti, vieni. Prego. Ciao a tutti. Ciao. Allora, queste bimbe le ho viste emozionatissime, vero? È emozionante. E le ho viste prima di esibirsi, che erano dietro le quinte qui, che erano concentratissime, e questo è importante perché nella danza bisogna essere concentrati, vero? C'è un grosso lavoro, quindi vi dico, continuate a lavorare sempre con la concentrazione che avete avuto oggi, ok? Grazie. Applausi. Grazie. Ciao ragazze, grazie. Ciao ragazze, più tardi. Secondo me bisogna fare le prove anche per camminare così, eh. Non è,
non è facile. Cosa succede, Selene? Torniamo al canto e chiamo qui sul palco Francesca Capitta. Francesca! Da Siracusa, 13 anni, e ci canterà... If I'm got you, di Alicia Keys. Il palco è tuo, Francesca. Giù dopo noi, tieni il microfono, magari. Chi vuole parlare? Maurizio, lo vedo già Maurizio pronto. Maurizio è già pronto, sì. Buonasera. Maurizio Musumeci. Maurizio Musumeci. Un grande applauso. Buonasera a tutti. Francesca, sei fortissima. Hai portato un pezzo che io amo tantissimo e in questo pezzo c'è bisogno di avere il swing nel cantato e tu ce l'avevi. E inoltre, una cosa in più, che Leiner ti vuole fare tanti complimenti per la tua pronuncia in inglese, che grazie è fantastica. Mille. Grazie. Wow, wow, e prenditi questo applauso. Grazie. Salutiamo Francesca. Grazie mille Francesca. Arrivederci. Torniamo alla danza. Torniamo alla danza, chiamiamo gruppo Studio. Queste bellissime ragazze che arrivano da Mantova.
famoglie vede. Lasciamolo subito. Siete il palco pronte? Loro, sono già pronte. Siete concentrate? Allora non vi porto via attenzione. Gruppo studio. Applauso al nostro gruppo studio. Io vorrei chiamare anche la maestra, wow, che era qui, che dava il tempo e non si fermava. Vado a prenderla. Un grande applauso anche alla nostra maestra. Era come se ballasse anche lei, perché era qui che le seguiva. Possiamo chiedervi di farmi mettervi in fila? È una cosa fattibile? Sì, dai, così. Andiamo, ecco, a conoscerla. Come ti, ecco, chiami? Margherita. Zagana. Anita. Adriana. Adriana. Complimenti, ragazze. Chi facciamo parlare? Forza. Chi è pronto? Giurati. Nicolò. Innanzitutto davvero tantissimi complimenti all'insegnante, soprattutto per la preparazione che dà alle allieve. Veramente tanti, 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 tanti complimenti. Abbiamo visto un bellissimo gruppo, puliti. Hanno danzato anche con il corpo e io credo che i miei colleghi sono d'accordo con me. Sì, io passo. Davvero sono onorata di fare la sua conoscenza, perché avere delle allieve così, così promettenti e vedere qualcosa che veramente abbia materia, e soprattutto con questa pulizia tecnica giusta, appropriata all'età, è veramente veramente un onore e soprattutto un piacere vederlo, per cui le faccio veramente i miei più grandi complimenti. Grande applauso ancora alla maestra. Gruppo studio, l'orgoglio mantovano, facciamoci sentire, le salutiamo, ringraziamo ancora. Grazie, ragazze. Le ragazze e la maestra, la professoressa. Mi volevo le altre, sì, mi volevo perdonami, dire agli altri, scusami, dire veramente bravi, soprattutto il bello studio delle braccia, arabesque, veramente belle, leggere, bravissime. Adesso vado a dirglielo, scusami, sì, perdonami. Serve. Senti,
Torniamo al canto. Io direi di chiamare subito Andrea Ascanio. Sì, Andrea. Eccolo qua, e ci canterà New York. Quanti anni hai, Andrea? Da dove vieni? Ciao, sono Andrea Ascanio, vengo da Velle in provincia Lecce, ho 13 anni. Avete capito? Vieni, vieni. Andrea. Porto via io. Il palco è tuo, in bocca al lupo. Piccoli talenti, complimenti a Scani. Grazie, grazie. Dimmi. Andiamo subito da Joe. Vieni, vieni. Ci siamo. È prontissimo. Io devo dire una cosa. Cioè, questo è l'esempio che l'arte non ha età.
Cioè, quando uno è un artista da sempre. Grazie. Avevi delle imprecisioni nella lingua, ma va benissimo. Cioè, è perfetto. Cioè, giusto. Perché tu riesci a colmare quei vuoti con l'arte che hai, cioè con la gestione del palcoscenico, con lo sguardo, col viso. Cioè, sei fortissimo. Grazie. Sei una grande, Giorgio, grande. Possiamo dire che c'è una spensieratezza tra i giovani, sì, che non ti aspetti, perché poi, essendo molto giovani, dovrebbero essere più agitati. E invece hanno questa spensieratezza che poi vi permette anche di uscire molto di più. Ok, perché non state pensando forse nemmeno troppo all'esibizione, ma pensate a godervi questo bellissimo. Ti dico una cosa. Come ti chiami, scusa? Andrea. Andrea, sei comunque abbastanza grande per capire delle cose. Questa cosa qua che hai fatto stasera, tienila sempre in mente e tieni in mente il tuo stato d'animo che hai avuto stasera sul palco. Portatelo appresso sempre negli anni, sarai sempre vincente. Grazie. Grande Andrea. Massimo complimento, Andrea. Grande. Grazie mille. Grazie a voi. Più tardi. Scusa, Tino. Sì, dimmi, Rino. No, volevo dire una cosa importante. Sì. Questi bambini, ragazzini, al di là dell'aspetto artistico che è notevole, lo stiamo vedendo questa sera, sono veramente una lezione per noi grandi, una lezione veramente importante per noi grandi. Perché se solo provassimo ad avere la spensieratezza che hai detto tu, la gioia, l'umiltà, la voglia di vivere di questi bambini, il mondo sarebbe diverso. Tu sai che il bambino, tu sai che il bambino è un puro, siamo noi a contaminarli, eh? Quindi quando i bambini sono così è anche merito, no, di chi li segue, quindi complimenti anche a voi, no? Senti, siamo Selene, tornati alla danza con Eva Gialba, direttamente da Verona. Eva, dove sei? Entri con la musica. Ah, ciao. È tornato. Volevi farmi uno scherzo? Parti da lì? Vuoi dire una cosa velocissima prima di esibirti? Vai, dico, saluta. Ciao. Bellissimo, questo è un saluto, eh? Siamo in palco Vai, Eva. 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 Wow. Bellissimo. Vieni qua davanti. Com'è andata? Com'è andata? Bene. Sei emozionata? Sì. Andiamo a sentire subito i giudici allora. Chi vuole parlare dei giudici? Sentiamo. Allora, il pezzo è molto difficile e quindi sei stata molto audace e coraggiosa. Quindi brava, perché bisogna essere anche molto coraggiosi. Ok?
Un bellissimo complimento. Ha una domanda. Una domanda, oh che bello. Posso abbracciare Nicolò? Vuoi abbracciare Nicolò? Nicolò, sali. Ma cos'è ste ragazze? Quanti anni hai tesoro? 10. Ma porta pazienza ancora. Guarda, un po', c'è una sorpresa per te. Che dopo gli guarda. Uomini diventeranno. Aspetta, aspetta. Fagli fare una presa. E allora, cioè, hai capito cosa vuol dire? Fantastici. Vieni, vieni, Nicolò. È scappato. Vai. Scusa. Hai visto? Io sono un salame, tesoro. Anch'io lascio perdere. Senti, succede questa cosa. Posso una cosa? Devi. Volevo fare i complimenti a Eva perché io l'ho vista ai casting, perché l'ho viste tutte. Sì. Ed è molto migliorata, complimenti. Ah, hai visto? Non c'è adesso, però c'è glieli faccio. C'è Gianfranco Scellato. Sì, sì, sì. C'è sempre certo, da studiare, poi è una variazione difficilissima che fanno... Ha avuto coraggio, bravo, bravo. Bello, bravo. Sono felice che abbiate voglia di parlare, è bello, Ci siamo. Abbiamo la band! Abbiamo la band, gli strumenti sono pronti. Ma hanno fatto il regalo! Solo loro! Sì! Invitali sul palco. Li invito immediatamente, hanno un nome. Origami Fusions Band. Dove siete, un ragazzi? Un applauso! Allora, fermi, potresti già entrare solo tu, andrebbe già benissimo. Prego. Ci siete? Vai, cablatevi subito coi jack. Cerchiamo subito gli strumenti. Facciamo due domande, da dove venite? Da Trapani. 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 Quanti anni hai? Quasi 18. E cosa ci porterete questa sera? Un brano di Mago Bublé intitolato... Di. Facciamo... Lascia l'ultimo ballo per me. Sì. È acceso. Apriamo il microfono. Vai. Lascia l'ultimo ballo per me. Va bene, te lo lascio. Tranquilla. Siete pronti? Sì. Fatemi vedere la carica. Te c'hai una carica addosso, vero? Veramente? No, sei agitato, dai, giusto. Timo, ti basta disturbare. Io invece voglio caricarli un po'. Facciamo un urlo, dai. Ah! Fai l'urlo, fallo. No, non lo fa, niente, vado io, ciao. Origami Fusions Band. Un applauso. Con chi vuoi che tanto tu non mi scorderai e riderai, però sai una spina nel cuore questa sera avrai. Ricorda che se vuoi tu potrai tornare a sorridere. Oh amore, lascia l'ultimo ballo per me. Io lo so che la musica non asciugherà le tue lacrime e ballerai e poi capirai che quel che fai è tutto inutile. Ricorda che se vuoi tu potrai tornare a sorridere. Oh 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 amore, e lascia l'ultimo ballo. Stai ballando tra le nuvole, verso me non guardi mai, con intorno tanti angeli, tu ballare non potrai. Ma puoi ballare con lei o con
Miami Fusions Band. Bellissimo applauso, è bellissimo vedere giovani ragazzi uniti da una passione per l'arte tutti assieme. Ma toglietemi una curiosità, da quanto vi conoscete? Andate a scuola assieme? Cosa? Sì, studiamo nella stessa accademia di musica, ma diciamo che questa band è formata solamente da un mese. Da quanto siete insieme? Allora, siamo la fusione di due band. Ah, ok. Noi ragazzi abbiamo una band tutta al femminile e i ragazzi hanno un'altra band. Però suoniamo insieme da davvero pochissimo tempo. L'unione è la forza, dicono. Quindi, sì. Insomma, è una bellissima consapevolezza. Bene, bene, senti. Scusami tesoro, sono inciampato. Cosa vuoi dire al tuo pubblico? Saluta al pubblico, di una cosa. Ciao a tutti. Dai, un attimo! Adesso ricominciamo, ti aiuto, vai. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Sei emozionato? Sì. Tanto, vero? Sì. Sei felice? Sì. Basta, cosa ci interessa? Il resto non conta. Sei emozionato, sei felice, questo deve essere il motore di tutta la vita. Un grande applauso! Sentiamo chi? Chi sentiamo? Maurizio. È bellissimo vedere dei ragazzi così giovani che suonano degli strumenti, è bello. Io mi aspettavo da un momento all'altro che spuntasse Jack Black, come si chiama l'attore, quello di School of Rock. Jack Black, okay. È fantastico, veramente. School of Rock. Niente, appunto perché è bello, perché sono giovani. Un invito ai genitori, togliete gli smartphone e regalate più strumenti musicali ai ragazzi. Un applauso per questo pensiero. Perché fa solo bene questa cosa qua. Niente, io non vi dico niente, mi piacete tanto, vedetevi sempre più spesso, suonate sempre più spesso insieme, perché funziona sta cosa della fusione insieme. Tu sei una leader nata, si sente e si vede, quindi complimenti. Grazie mille. Bene, bene. Complimenti ragazzi. Sai Maurizio, a volte non è nemmeno colpa dei genitori con sti smartphone, ormai ci viviamo in mezzo. Ovunque tu vada ci sono gli smartphone. I bambini a 3 anni sanno cambiare le foto adesso, è incredibile. E non glielo devi nemmeno insegnare, hai capito? Allora cosa facciamo? Glieli togliamo? Sì. Poi devi prenderti a pizza in faccia, perché è un macello. Però è un gran consiglio quello che tu hai dato. E le chitarre, vedi, guarda come si vede che sono bravi ragazzi. Guarda. Hanno tutti gli strumenti puliti, lucidati. Sì. Spaccateli, no, nel senso... Sporcateli. Sì, leggete la storia degli Who, lasciatevi andare. Fanno tempo. È per quello che io vengo da te e ti sprono. Sì, perché bisogna sporcarsi un po' la vita. Siete bravissimi, applausi, via. Grande. Grazie. Bene, bene, Selene. Intanto che portiamo fuori la strumentazione. Siamo tornati alla danza, sì, e vorrei chiamare il gruppo hip hop. Allora attendiamo che portino fuori tutta la strumentazione e facciamo entrare il gruppo di hip hop Lil Turtles. Chi è il capogruppo? Allora, qua c'è un capogruppo? Nessuno? Non c'è un capogruppo. Allora, chiediamo chi è il più piccolo. Chi è il più piccolino? Vieni qua. Ma sono tutti tuoi fan? Dimmi qualcosa, da quanto tempo balli? Dal 2012. Che è mica poco ormai, parliamo già di anni. E tu quanti anni hai? 8. Cioè, praticamente balli da sempre. Così, che ci vuoi fare, no? E chi è il più grande? Tu sei il più grande? Passo avanti per il più grande? Vieni. È fratello? Sì, sei quasi alto come quello più grande. Grande. Di, da quanto tempo ballate insieme? Parlaci un po' del vostro gruppo, cosa fate, cosa ballerete. Allora, balliamo dal 2012, sì, insieme, e balliamo vicino a Roma, sì, e facciamo hip hop. Certo. E oggi? E oggi un mix di hip hop. Giusto. Cosa devi fare? Ci siamo ragazzi, prendetevi il palco, è tutto allora vostro. Andiamo noi. Andiamo. The invasion. Drop.
behind the red hair records. And she don't do the black, I take her on the records. She got hella back and she don't do the front. She love attention, thirsty niggas always in the sun. We want attention, please, this here feels like the whole entire world collapse. Bust the rhyme now, M.O.P. now. What you want now? 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 No mercy, we can't. First step, first step. We big hollows, you misrepresenting the game. Crack. Ball so hard, motherfuckers wanna find me. First niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, this shit crazy. Y'all don't know that, don't shit face. Pazzeschi! Complimenti. Facciamo un passo avanti, un passo venite avanti. Così vedete bene la giuria, la giuria andiamo vede a sentire bene la nostra voi. Giuria, vedo Nicola Noto già vai, con il microfono. Parlo io. Vai. Complimenti, siete stati veramente fighi, avete trasmesso tantissima energia, bravi, continuate così, bravissimi. Senti. Vi faccio sentire una cosa. Ciao. No, tu continua a respirare tranquillamente. Lo so. Bellissimo. Hanno trasmesso tanta energia. Sembri un bravi. Pistone dentro il cilindro. Boom, 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 boom. Senti, che vogliamo dire? Vogliamo dire qualcos'altro a questi ragazzi che sono talmente tanti sì. Che no, una appunto, parola in più varrebbe la pena di spenderla. Era quello che stavo guardando, perché poi mettere in sincronia 20 elementi non è semplice. Voi bravissimi, avete proprio spaccato, belli, proprio velenosi, come piace a me. Belli. E complimenti come sempre agli insegnanti, perché quando si tratta di questa età tutto dipende da loro, eh? Tutto dipende da loro, dalla loro concentrazione. Dov'è l'insegnante? Eccolo lì il ragazzone, alzati in piedi, fatti vedere, dai. Dai, sali sul palco. Raggiungici sul palco anche vieni, tu. Vieni. Vieni Mirko. Ti diverti, eh? Questi ti tengono giovane. Sì. Quello lo sapevo io così. Eccolo qua, no, Mirko. Sì, no, bravo Mirko. Bravo. Io sono sempre dell'idea che sul palco, tolta l'emozione, viene, soprattutto con i bambini, soprattutto con gli adolescenti, viene fuori ciò che è l'insegnante.
quindi la concentrazione, la disciplina, l'educazione arriva proprio da come l'insegnante è imposta la classe, quindi tanto di cappello. E per, la loro, per il loro entusiasmo e soprattutto per la tua tecnica e il modo di formulare la coreografia, che vabbè, sappiamo qual è lo stile, quindi insomma voglio dire, voi bravi, bravi. Applausi. Applausi, grazie. Ci siamo, grazie ragazzi, grazie, davvero, ragazzi. Grazie mille a voi, grazie. Complimenti ancora. Vogliamo dire che quest'anno il livello è pazzesco, ma è un duro lavoro quello dei giudici. Io devo fare un complimento anche alla famiglia Davoli, perché abbiamo una giuria pazzesca a sua volta. E anche degli opinionisti pazzeschi. Sì, no, giuria, io ci mettevo dentro anche gli opinionisti, per me è una giuria ampliata l'opinionista. Vogliamo presentare? Certo, abbiamo qui con noi Giordana Petralia, sezione canto. È giusto, Petralia? Oh, ma Selene, ma sei bravissima. Ho chiesto prima che entrasse, in realtà. Ah, maledetta. Vieni. Vuoi l'asta? Nulla, nessuno usa l'asta. Cosa ci canterai, Giordana? Tieni. Leiner, perché nessuno usa l'asta più? Infatti, io l'ho detto anche ieri, io sono pro asta. Cioè, io spendevo 1200 euro per te un'asta. Te lo giuro, cioè, pure io. Asta, giraffa, tutta la vita aste, che trascini. Ragazzi, cioè, sono incredibili, no? Dove sono gli insegnanti? Insegnate anche un po' di palco a sti ragazzi. Dove sono? Glielo diciamo? No, è il mio ruolo, portate pazienza, devo rompere Giordano, le palle. Giordano, cosa ci canterai questa sera? Scusami, no, sentiamo. È acceso. Vabbè. Vai. Ok. This is a man's world, la versione di Joss Stone. Allora certo. Ci lasciamo il palco. A te il palco. Okay. Giordana. Che graffio! Grazie. Complimenti.
Vorrei sentire subito Leiner, lo vedo già lì prontissimo, vuole parlare. Allora, è pazzesco, perché di solito si dice sempre che si cantano anche le canzoni un po' in base alla maturità, cioè a certi pezzi dici, devi cantare una persona che ha avuto esperienze, che è stata matura, invece tu hai rotto le regole e si vede che ce l'hai con gli uomini, ti sei proprio incavolata nera, ma è stato stupendo, ho visto la tua anima, ho visto tutto, e la cosa più bella è che non ci hai pensato, eri lì, hai cantato sul palco ed è stato stupendo, complimenti. Grazie. Bravissima, pelle d'oca. Grazie. Ti piace Janis Joplin? Abbastanza. Ti voglio dire una cosa? Tutte le sue canzoni. Te lo sto chiedendo io, amore. Sì. No, non c'era uomo. Perché poi alla fine arriva sempre da lì il suono. Ti piace? Sì, le canto tutte. Avrei mai detto. Grande applauso. Vai, Gio. Hai fatto un brano che, diciamo, è anche nel mio repertorio, quindi è un brano che adoro. E sei stata impeccabile. Complimenti. Grazie. Oltre ad essere potente, diciamo, vocalmente, cioè eri anche connessa con le espressioni, cioè quello che dicevi, cioè lo esprimevi anche nelle gesta, nella maniera. Sì, eri incazzata, si può dire incazzata, sì, eri incazzata. Abbastanza. Quindi sei forte. Complimenti. Grande. Grazie mille. Grazie a voi. Te li sei presi tutti i complimenti. A me. Bravissimo, vuoi lasciarmi il microfono? Tesoro, dopo ci diamo anche la mano. Grande, grazie. Chi tocca? Torniamo alla danza. Sì. Da Mantova, Briana Irimia. Vai. Elegantissima Briana, è già pronta, direi. Lasciamo il palco direttamente. Lasciamo ballare subito. Lasciamolo subito ballare. Un grande applauso. Che spagnolita! Con vita, era vita giusto il brano. Andiamo a sentire subito i nostri giudici. Chi vuole parlare? Annalisa. Ciao. Sei? Complimenti. Grazie. A me è piaciuta molto. Grazie. Veramente. Guarda, mi si strozza la voce in gola, perché poi quando vedo bambini così, che dove vedo poi crescere man mano, io vedo già il suo sbocciare, che ne so, tra 3-4 anni, perché adesso quanti anni hai? Ti immagini a come sarà? Sì. 12. Sì, pensa a 17. Pensa che meraviglia.
A me mi sei piaciuta, a me sei piaciuta tantissimo, veramente. Grazie. Tanto, soprattutto nella concentrazione, eri presa un po' dal movimento, dalla difficoltà, eri emozionata, ma fa parte dei tuoi 12 anni ed è giusto che sia così. Sì. Complimenti. Wow, che bello. Grazie mille. Grazie Brianna. Grazie Brianna. Grazie. Grazie mille davvero, ti faccio passare. Canto. Torniamo al canto con Serena Ferretti. Dove sei Serena? Vado a prenderla. Ciao. Prima infatti mi ha detto di andarla a prendere quasi quasi. Sì. Vieni, vieni in mezzo, vieni in mezzo, vieni di qui che sei. Sapere luce. Che lei ha solo 8 anni. 8 anni. Serena. Cosa ci canterai? La felicità di Simona Molinari. Che bel pezzo. Adesso Timothy ti va a prendere il microfono così poi il palco è tuo. Com'è? Da dove vieni? Da Favara. Agrigento. Errori che ripensandoci non farei, ma questo mondo dimmelo tu chi non sbaglia mai. Ah, tutta colpa di quell'attimo di gelosia, io quella notte no, non dovevo andare via. Ero convinta sarei riuscita a cambiarti un po', ero sicura che non mi avresti detto di no. Sentire subito i nostri giurati. Wow. Maurizio. Wow, wow. Sei un concentrato di dolcezza. Grazie. Proprio così. Poi sul palco già ci stai benissimo, con una disinvoltura da artista adulta, no? Da bambina. Quindi complimenti. Grazie. Un grande applauso, Serena Ferretti. Grazie, Serena. Vuoi dare a me il microfono, Serena? Grazie, tesoro. Vai Selene. E ora abbiamo il gruppo classico jazz Romeo e Giulietta. Non vengono da Verona, ma da Varese. Ci avete rubato Romeo e Giulietta, com'è sta storia? Da Varazze vengono. Sì. C'è qualcuno per caso? Andiamo a conoscere i nomi velocemente. Matilde. Ginevra. Alessia. Desiree. Sara. Giulia. Iris. A voi il palco!
Un applauso, grazie.
fantastiche le nostre ragazze, complimenti. Party like a Russian, makes you no discussion. Andiamo a sentire la giuria? Che pezzone, che ballerine. Giuria, dove sei? Sono io. Ciao. Ciao. Gli opinionisti, Ilaria. Sì, allora io trovo una cosa molto carina, abbinare anche due tipi di danza. Io l'avevo vista ai casting e mi era piaciuto proprio questo. Brave, molto carine. Un grande applauso al gruppo ragazze. Classico Jazz, prego. Romeo e Giulietta Mix. Grazie ragazze, grazie mille, grazie. Cosa succede, Selene? Adesso arriva una cantante veronese. Ah sì? Sì. Del posto, qui? Sì, proprio di Verona. Chiamiamola Caterina Girardi. Ciao, Cate. Un applauso per lei. Cate, hai mal di gola? No, si è messa la sciarpetta fashion. Cosa mi dici? Cosa ci canterai? Pregherò, giusto? Quanti anni hai? 12, quasi 13. Ok. Vieni. Solo il buono che rimane quando sai che tutto è perso, tutto è rotto ormai. Considerando noi soli in queste circostanze nuove, lasciamoci così, perché un legame sempre resterà. Ciao Caterina, vediamo chi parla, vediamo, chi facciamo parlare? Leiner è già pronto. Ciao Caterina, me lo fai un sorrisone? Gli facciamo un applauso a Caterina?
Allora, con una dovevamo permettere una cosa già dall'inizio di questa categoria del canto. Comunque si tratta di voci bianche, quindi fai ora cambiare mille volte nella vita, però resta così umile e bellissima come sei, quindi complimenti. Grande, un altro grazie, applauso Caterina. A Caterina Girardi. Grazie. Prendilo tutto. Vuoi dare il microfono? Grazie. Ciao. Sono brave, sono bravi bimbi. Vai, vai, Selene. Abbiamo un duo pizzicato. Chiamerei qui sul palco il duo pizzicato. Dove siete, ragazze? Ah, eccolo di là. Dove andate? No, di qua. Ah. Venite, venite qui vicino, venite. Com'è andata? Bene. Sentiamo, sentiamo cosa ci dicono. Bravissime, molto carine, brave, brave, espressive e poi hanno lavorato tanto sulla coordinazione perché non è facile ballare così attaccate. Quindi brave, pulite, carine, complimenti. Wow, meglio di così. Un grande applauso! Complimenti ragazze, un grande applauso, grazie. Grazie mille. Sono di là. Sono di là. Cosa succede? Torniamo con il canto, chiamerei subito Maria Tomba. Dove sei Maria? Ciao! Ciao Maria. Canti One Night Only, giusto? Quanti anni hai, da dove vieni? 14, vengo da Verona. Show, rain on the light.
Grazie. Un grandissimo applauso per la nostra Maria, complimenti. Che voce. Sei contenta? Sì. Non dici? Eh? Chi parla? Eccomi qua. Joe. Ci sono. Joe. Allora Maria, ti voglio fare i miei complimenti perché hai una potenza e una precisione nell'esecuzione dei, almeno nel brano che ho ascoltato, però penso anche nel resto del tuo repertorio. Quindi, quanti anni hai? 14. Fantastica. Complimenti. Wow. Grazie mille. Davvero, complimenti. Facciamo un sorriso. Sei emozionata? Sì, emozionata. Immagino. Vuoi lasciarmi il microfono? Grazie mille. Serene. Chiamiamo ora la nostra Arianna Calancea, direttamente da Verona. Vieni Arianna. Dietro Arianna era con la sua amichetta, si davano un po' di spalle a vicenda, si preparavano, erano bellissime, sì, da vedere, veramente. Si davate forza? Si davano forza, sì. Bene. Che ci balli? Esmeralda. Ecco, basta, wow. Cosa devo aggiungere io ancora? Ti lasciamo il palco, lasciamo, va bene? Questa piccola Esmeralda. Andiamo via noi. Grandissimo applauso alla nostra Arianna. Allora, com'è andata? È passata l'agitazione? Sei tranquilla adesso? Sì. Ha due occhi fantastici. Vieni, vieni avanti, vieni, andiamo avanti. Facciamoci vedere. Eccoci qua. Ciao. Sì. Quanti anni hai? 10. 10? Ah, sei grande allora. Sì. Eh? È russa? Non lo so. Sei italiana? No. Ah. Di dove sei, Arianna? La Moldavia. Okay. Buongiorno. Ok. E il pezzo che hai affrontato, lo sai quanto è difficile? Sì. Sì. Ok. E nelle tue possibilità hai dato il meglio, quindi brava. Brava. Mi guardi intensamente e se mi guardi così io poi divento piccola piccola. Ti ho fatto un bel complimento, sei contenta? Eh sì. Bene, bene, bene. Brava. Ci siamo. Un grande applauso, Arianna. Calancea. Chiamiamo Claudia Meneghini, categoria canto. Claudia, vuoi l'asta tu? Non vuoi l'asta? È possibile che io ti conosca già? Siamo già visti? Hai visto che mi ricordo? Vieni qua Claudia. Andiamo. Ci canterà Woman in Love. Sei pronta? Tirala fuori tutta quella voce, eh. Thank you.
bravissima Claudia. Grazie. Complimenti. Andiamo a sentire subito i giudici? Mi ricordavo bene. Chi vorresti sentire? No, ha già deciso che parlerà Maurizio. Ha già deciso Maurizio. Lasciamo a loro questa libertà di scelta. Niente, io ti dico solo una cosa. Se magari ti viene in mente di incidere questa cover, fammelo sapere che io la metto nella mia playlist personale, perché sei piacevole all'ascolto, quindi mi è piaciuto tantissimo la tua esibizione. Grazie. Complimenti. Grazie. Sei felice? Sì. Eh? Sì. Bene, bene, bene. Un altro grande applauso. Mi lasci applauso il microfono. Per Claudia. Grazie tesoro. Cosa il succede? Momento di danza con sì. il gruppo Pinocchio. Avete visto, sono già... Hanno un po' di fan, mi sa. Stavo dicendo, sono già pronto, io in quanto a naso non scherzo, quindi... Eccoli qui. Facciamo entrare il gruppo Pinocchio. Ci sono, ci sono. E dai, che sei già rimasta senza voce, si sentili. Sono già pronti, lasciamo. Siete pronti? Fare. Allora non vi distraiamo ulteriormente.
le nostre pinocchiette. Valeria. Simpaticissime, veramente brave, tutte a tempo, e poi le grillettine là avevano delle faccette bellissime, brave, brave, espressive. Continuate così, la danza deve essere anche divertimento, espressione, bene. Con una tifoseria del genere poi, farai la firma subito. Vai, brave, aspetta, coltivatevi i fan, ragazzi, ragazzi, che poi vi accompagnano per tutta la vita. Sì, scusa. No, volevo dire che questa è la bellezza della danza, no? Sì. Perché poi alla fine anche noi da questa parte ci aspettiamo sempre il talento. Ma il talento di che? Sono bambine. Cioè, voglio dire, alla fine... Ti adoro, grande. Sì, perché è bello vedere alla loro età quello che svolgono fatto bene, senza dover andare a cercare per forza il talento tecnico, no? Un grande applauso. E questo è, penso che sia. Brave, brave, brave e brava l'insegnante. Allora, le facciamo accomodare. Complimenti ancora. Grazie, ragazze. Grazie mille. Le facciamo accomodare fuori dal palco. Ciao, ciao. Grazie, siete tantissimi. Ogni anno in Italia vengono prodotti 610 kg di rifiuti a persona. Soltanto il 32% dei rifiuti vengono differenziati. Non basta. No, nonna! Differenziare è un grande vantaggio per tutti. Amia, ogni giorno con te, per un futuro migliore. Andiamo con la categoria canto. Canto con Valentina Kalinova. Vieni Vale, vieni, come here Vale. Come here. Cosa ci canti? In inglese, Timothy. Sì, scusa. What do you sing, baby? Mama Know Best, wow. Porto via l'asta, che tanto non la userai. Non lasciamo la il palco a Valentina. Non so come si fa in inglese.
talenti, questi piccoli mezzi. Wow, facciamo fantastico. Subito parlare Leiner, che è già pronto col microfono Leiner. In mano. Hai toccato uno dei miei pezzi preferiti, una delle mie artiste preferite, Jessie J. Vuoi parlare già in inglese, Leiner? Ne approfittiamo. Ok. You're very good, you're very beautiful, you're so beautiful on the stage. And I'm so sorry, but I guess that the track that you sing, it was a little bit too high for you. You should lower it a little bit and you will perfect, because on the downtones you were perfect. But you're very beautiful and young, so good. Un grande applauso, Valentina grazie Khalilova! Grazie Vale, grazie mille. Vuoi lasciarmi il microfono? Vale. Traduco solo al volo, ho detto che è stata bravissima, che forse secondo me la tonalità era un pelino troppo alta, perché sulle note basse lei era davvero molto brava, comunque bravissima. E torniamo così grazie, alla danza. Chi balla? Luca e Lorenzo Pardini. Venite, Luca e Lorenzo, venite! Da Roma. Facciamo entrare anche... Wow! Vieni pure, sistema tutto ciò che devi sistemare. Chi è Luca? Siete fratelli? E lui è il papà? È bravo il papà? Facciamo vedere la maglietta del papà? Cioè dico tanto così, eh. Quanti anni avete? Io 10 e 7. 10. 10 e 7? Sì. Giusto? Sì. Siete pronti? Sì. Volete dire qualcosa di importante? Ma sì, ma quelle cose importanti lasciamole ai grandi, andiamo. Dobbiamo prima uscire tutti, certo, tutti perché dopo non allora entrare. Venite con me, venite, butta tutto per te, vieni, andiamo. Fratellini, complimenti ragazzi, un altro applauso, forza!
sentire la giuria. Vedo Nicolò prontissimo. Ma tu hai visto la camicia? Visto. Cioè dietro, hai visto la camicia? Siete camicia, stati davvero pazzeschi. Quanti anni avete? 7 e 10. 7 e 10. Ma voi studiate danza? Sì. In una scuola di danza? La Roma 12. Ah, ok, ok, siete di Roma pure voi, bravi, bravi, bravi. Veramente tanti complimenti, veramente, bravissimi. Vi siete divertiti? A voi. Un applauso! Un applauso. Vieni, grazie, papà, ragazzi. Se vuoi entrare anche tu a prendere le cose dei tuoi figlioli. Fantastico. Noi intanto... Abbiamo Ela... Ela Mangion. Da Malta. Cos'è Ela? Ela Mangion. Ciao. Direttamente da Malta, ragazzi. Che ci canti? Don't you worry about a thing. Wow, don't you worry about a thing. Come on. Calco tuo. Some don't know how to handle it. Always reaching out in vain, just taking the things not worth having. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, baby. Diglielo, Ela, chi ti ha scelto, diglielo. Ciao, miss. Leiner, hai voglia? C'è pronto tu, Gio, vai, ti Gio ringrazio. Grazie.
Joe. È acceso, sì. Joe. Ecco, ricordiamo che questa bambina viene da Malta, giusto? E che è stato Timothy a sceglierla, perché Timothy durante la fase pre-semifinali è stato uno dei giudici del casting e ha fatto un po' di giretti, si è divertito, mi hanno detto. Sono andato in giro. Perché da quest'anno Next Generation ha toccato l'estero, che esattamente Malta, e Sofia in Bulgaria, giusto? Ci tengo a dire che mi hanno accolto tutti come se fossi parte della famiglia, quindi sono molto contento, spero che tu l'anno prossimo mi dia la possibilità di farne anche di più. Assolutamente. Mi sono addirittura riposato, pensa. Ci siamo col microfono? The judge. Sentiamo Joe. Ci dovete permettere di dire una parola a tutti e tre. Sì. Io dico che tu hai l'autotune sulle corde vocali impostato dalla nascita, quindi cioè hai una padronanza dell'intonazione fantastica. Sei stupenda. Complimenti, sei una grandissima artista. Grazie Joe. Ha sospirato, eh? Sono riuscito a farmi capire in qualche modo. Vuoi dire qualcosa, Maurizio? Ma io dico solo una cosa. Una. Un'esibizione elegante. Wow. Grande, un grande applauso, grazie, un grande applauso, grande applauso per lei. Un grande applauso. Grazie, grazie, grazie mille. Ciao. Chi tocca? Chi tocca? Torniamo alla danza. Sì. Chiamiamo subito Margherita Bianchi. Margherita. È prontissima. Hanno una leggiadria quando entrano. Direi che è già concentrata, lasciamo il palco. Poi devo provare anch'io a fare questa cosa. Margherita. Bella eleganza, vieni, vieni con me Marghe, vieni. Guarda che sorridente che è. Andiamo a sentire qualche giudice. Chi parla? Allora Margherita. Sì. Sì, io e Gianfranco ti abbiamo visto ai casting. Cioè adesso parla anche per te, ti rendi conto? Sì, sì, l'ho eliminato. Sto scherzando, divento pesante. Eliminato. E sei molto elegante, si vede che hai una buona preparazione, brava. Grande, grande. Un sacco di complimenti. Sti giovani sono proprio forti, mi sa, eh. Sei molto migliorata. Complimenti a te, che studi con impegno, e alla tua insegnante. Brava, brava, brava. Bene, un altro applauso a Margherita. Ringraziamo. Grazie, Margherita, grazie. La prossima la vorrei andare a prendere, perché è troppo bella. È vai, bambolina. Vai, vai tu, vai tu. È una io, bambolina, la vado a io preparo il microfono. Nel frattempo chiamala, dai. Maria, dove sei? Abbiamo la prossima cantante. Attenzione a questa voce. Maria? Vieni, vieni, vieni. Maria, adesso te lo dico, porta pazienza. Magro, Magro, Maria Magro. You ready? Give me five. Come on. Lasciamo il palco a lei. Certo, è tutto suo.
una piccola diva questa. Wow. Chi vuole parlare? Lene? Maria! I'm here. You know that you are the cutest girl in the planet. You know it. You're amazing. You are a little diva. Are you happy? Yes. Good, good. Bellissima performance, stupenda. Stupenda, continua così, non cambiare mai. Resta così piccola. Complimenti. Un grande applauso a Maria. Thank you. L'accompagno fuori. Dai il microfono anche. Give me your microphone. My microphone is my microphone. Thank you. Bye bye, miss. Bye bye. Gruppo Little Stars. Dove sono? Dovete entrare dopo la canzone? Ok, quindi noi abbandoniamo il palco, voi li accogliete con uno scrosciante applauso. Salve, sono Cesare Avanzi, sono un produttore di apparecchiature per trattamenti estetici, antalgici e domiciliari. La nostra metodica principale in questo momento è Mesotec, che è un veicolatore in grado di trasferire principi attivi attraverso la cute, come aminoacidi, vitamine ed estratti vegetali, regalando già alla prima seduta risultati contestuali e duraturi. La nostra azienda si occupa anche di assistenza a livello nazionale e riusciamo a garantire la riparazione di qualsiasi tipo di apparecchiatura a tutti i vari centri estetici. La nostra sede e showroom si trova a Pergine Valsugana, Trento, in via Caduti 22, e sarei lieto di ospitarvi per farvi testare le nostre metodiche e trovare magari la soluzione migliore sia a livello professionale che economico. Contattatemi quindi sul nostro sito www.cesareavanzi.it oppure al 327-253-5084 oppure al 0461 53 83 38. Vi aspetto numerosi, grazie. Un applauso alle nostre fantastiche ballerine. Venite qua, riunitevi. Andiamo a sentire subito la giuria. Valeria. 9, 11, 9. Allora, piccolissime, 9, 11, 9 e 9. Bravissime, brave veramente tanto. Brave, brave, brave. Vogliamo sentire anche Nicolò? Anche a me sono piaciute davvero tanto, brave. Quante ore di danza studiate la settimana? Due, una. Una sola? Due, una. Ah, ok, due, ok, ok. Va bene, vuoi dire qualcosa da lì? Sì, no, concordo.
No, a parte gli scherzi, ho notato tanta eleganza, però anche la fluidità dei movimenti che è consona alla vostra età, e c'è una ricerca artistica anche in quella piccola performance che avete fatto. Quindi, brave. Voi eravate dentro il pezzo? Vi sto parlando come delle adulte, siete contente? Ok. Voi eravate molto dentro al pezzo, quindi e si evinceva una maturità anche al di sopra della vostra età. Quindi mi siete piaciute, sì. Bravo. Grazie ragazze, complimenti. Ecco che è tornato il nostro Timothy. Io ero già pronto con l'asta. Eh sì, per presentare la prossima cantante da Malta, Shannon Falzon. Shannon? Shannon! Eccola, ci canterà il sing. Eccoci. Wow. Chi c'è? Dei giudici? Maurizio. Mi è piaciuta tanto. È un'esibizione, ho fatto un'esibizione molto pulita. Bella, veramente. Ci siamo? Ci siamo? Heger, vuoi aggiungere qualcosa? No, non ti voglio complicare la vita. No, ma tranquillo. Io, se ne ho bisogno, chiedo a Heger e lui mi aiuta. No, va bene. Quanti anni hai? How old are you? 13. Ci siamo? È già matura nella voce. È già matura con la voce. Ok, grande. Un applauso grande. Passiamo alla categoria danza. Con Anita Scaravaggi. Vieni, un Anita. Grande applauso. Ciao Anita, quanti anni hai? Da dove vieni? Cosa ballerà? Io ho 11 anni, vengo da Mantova, ovvero in provincia di Mantova.
E ballo la firma al Gardè. Ok, ti lasciamo il palco allora. Vai, tutto tu. Un grande applauso. Facciamo un passo avanti che andiamo a conoscere i giurati, sentiamo cosa dicono. Chi è pronto? Annalisa. Allora, questa è la prima approvazione che ho su un pezzo di variazione su una bimba, su un adolescente. Oltretutto fatto in punta. E hai tutta la mia approvazione perché ci sono quei talenti, e tu sei uno di quelli, che si possono permettere di fare queste cose. Non tutti. Allora, però, io non ti dirò che sei brava perché penso che te lo dicano tutti. Vero? Sì, ok. E siccome sei già pronta per ricevere un giudizio equo, perché hai retto la scena come una professionista, no? Ci sono dei dettagli tecnici che tu sai benissimo e non ti vengo qui a spiegare, no? Ma già danzare con l'anima alla tua età per noi sono le formiche nello stomaco. È un gioco che facciamo con i giudici di canto. E a parte questo ti volevo dire, intanto continua a studiare con quell'umiltà che hai, perché è la prima cosa, e poi attenta alle tue ginocchia, perché ogni tanto sai che cosa succede alle tue ginocchia, non c'è bisogno che te lo dico, e continua così perché sei veramente splendida. E ci tengo a dirlo che è l'unica approvazione su un pezzo di variazione, su una bambina, eh? Ci tengo proprio a dirlo. Un grande grazie applauso, Annalisa. Wow, che complimento. Grazie cara. Grazie Annalisa. Tardo. Beh, è il momento di dirlo? Sì, annunciali tu dagli ultimi cantanti. Grazie. Siamo arrivati all'ultima esibizione di canto. È un duo. Voglio presentare Natasha Spedicato e Fatima Rizzato. Prego ragazze. Sì, diamo il microfono di sedere, Anton. Sì, sì. Ok.
Che volete dirci? Che cosa ci cantate? Quanti anni avete? Ho 12 anni e cantiamo Limpido. E tu quanti anni hai? E canti la stessa canzone sua? Provo a immaginare se ne cantavi un'altra. No, ok. Sedete. Prego, lasciamo il palco a questo duo. Natasha e Fatima, grandissimo applauso per loro. Ci siamo, erano le ultime. Chi parla? Lei era già pronto. Facciamo un passo verso lei, ne volete? A posto. Allora, vi ricordate quanti anni avete? 12, 15, 3. 12, 15. Ok, quindi siete già abbastanza grandicelle, no? Down like an arm.
la vostra personalità si vede ed è risultata molto bene fuori, quindi complimenti. Leiner, grazie, grazie mille, un grande applauso alle ragazze Natasha e Fatima, grazie mille. Quindi ci siamo, è finita. Ci siamo, è finita anche questa finale. Senti, ma e quindi cosa succederà adesso? L'appuntamento è la prossima settimana e premieremo il vincitore. Di Mini Next? Di Mini Next, ma anche Big. Ah, quindi Mini e Big messi insieme? Eh sì. Ci vediamo la settimana prossima. La prossima settimana con Next Generation. State parlando. Ho bisogno di te.